Buongiorno. Allora, ci siamo svegliati belli tranquilli, dormito da Dio, aria sosta spettacolare. E oggi ci andiamo a fare un bel giretto per Napoli. Tenda della Larcos. Vedete che spettacolo. Ciao. Dai. È iniziato ufficialmente il nostro tour di Napoli. Perché stava scrivendo i messaggini? No, tutta la famiglia è scesa e lui è rimasto lì. E quindi? Dove vai? Perché? Cosa ti aspetti da questa Napoli? Mangiare. Io penso solo a mangiare. Alle scale piace muoversi. Allora ragazzi, appena si scende dalla metro si respira subito quella cosa. Toledo, quartieri spagnoli dopo 2 secondi. Che solo Napoli sa dare, cioè, bellissimo. Allora, adesso direzione? 120 grammi a mangiare un cartone gigante di pasta. 120 grammi che dovrebbe essere uno street food? Sì, secondo me è solo, sì, solo pasta. Ha una storia un po' strana, perché in realtà, nonostante il nome fu inventato in Francia. Ah. Allora, secondo me perché si chiama la napoletana? Mentre ci pensate, mangio un po' di caffè. Si chiama così perché quando fu inventata era fatta soltanto il rame, la versione francese. E questo materiale al tempo era un materiale molto molto costoso. E quindi poche persone effettivamente riuscivano a comprarla e dovette passare qualche anno, qualche tempo perché arrivasse a Napoli e i napoletani innamorati di questa invenzione decidessero di renderla accessibile a tutti. E come fecero? La copiarono e la rifecero in alluminio. Okay. L'alluminio era un materiale che costava molto meno, più facile da lavorare, da reperire, e quindi questo ha fatto sì che la caffettiera si diffondesse nel corso di poco tempo e diventasse non solo più diffusa, ma anche un bene di uso quotidiano che tutti, anche le famiglie più povere, poi a un certo punto hanno iniziato ad utilizzare. Quindi entra proprio nelle case dei napoletani, si inizia a fare il caffè in casa come abitudine. E oggi ne abbiamo ancora, certo, questa tradizione. Ebbene, pensate che questa è stata la caffettiera di casa per tantissimo tempo, fino agli anni 50 del Novecento, quando poi è arrivata la moca. La differenza con la moca sta nel fatto che l'acqua scende. Ok. Non so. Questa cosa ha il vantaggio di non bruciare il caffè, perché è un procedimento più delicato e indiretto, che vedrete anche perché. Adesso ve lo faccio vedere così la prepariamo insieme. Allora, abbiamo un doppio filtro, vedete, nella parte più piccola va accumulato il caffè. Il caffè non va pressato, ma va soltanto, vedete, accumulato in questo modo, fino a formare quella che a Napoli si chiama amontagnella. Chiudiamo la nostra montagnella e poi nella parte inferiore mettiamo un po' d'acqua. Dopodiché rimettiamo il filtro all'interno, chiudiamo e mettiamo la caffettiera sul fornello. Aspettiamo adesso giusto un minutino che l'acqua arrivi ad ebollizione. Viene spinta lungo fuori dalla caffettiera per farci capire che sta bollendo attraverso un forellino che sta sul davanti, semplicemente per via della pressione. Quindi quando vediamo queste goccioline d'acqua e un po' di vapore che esce dal beccuccio, è il nostro segnale per passare alla seconda parte. Okay. Prendiamo la caffettiera e la ripartiamo. In questo modo l'acqua si viene a trovare nella parte superiore. Scenderà piano piano goccia a goccia, attraversando la miscela di caffè e andando a finire nella parte dell'acqua. Adesso mettiamo il coperchietto e aspettiamo. Okay. E questa è l'attesa del caffè napoletano. Che bello! Allora ragazzi, Roberta ha assaggiato il caffè. Allora, lei non beve il caffè. No, io il caffè. Io amo il caffè. Però sono napoletana. Ci siamo fermati in
questo posto per caso. Poi vedrete il video, ragazzi, già non ci potevo credere. Uno spettacolo. Praticamente ci hanno invitato dentro a guardare la preparazione, sì, del vero caffè napoletano con la moca napoletana. Ci ha raccontato tutta la storia di come è nato il caffè, però. Bellissimo. Poi ce l'ha portato fuori con la crema di zucchero al caffè. Adesso meta. Quartieri spagnoli. Yeah. Com'è Zazà? Perfetto! Right on top of the moon, we can sit and do nothing.